Buongiorno e bentornati alle 32esime giornate cardiologiche torinesi. Spero che abbiate approfittato di questi 5 minuti di pausa per bervi un buon caffè e rientriamo alla grande con questa seconda sessione. La sessione che ho l'onore di comoderare col dottor Gian Pasquale Ganzi, che conoscete come direttore del Centro di Medicina dello Sport, è per l'appunto quella di sport e cardiologia. Quindi se siete invece interessati allo shock cardiogeno, precipitatevi immediatamente nell'altra sessione. Se invece siete interessati a sport e cardiologia, questa è la vostra aula e rimanete con noi per le prossime interessantissime relazioni. Prego, dottor Ganzi, di introdurre il primo relatore. Sì, permettetemi solo di ringraziare gli organizzatori per questo grandito invito da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista, come medico dello sport, di ringraziarli per la scelta di questo argomento. L'importanza dello sport nella vita civile, ma anche l'importanza di una corretta tutela dell'attività sportiva degli atleti, appunto. Diciamo che il primo argomento che affrontiamo è un po' l'argomento, se vogliamo, più emblematico della cardiologia dello sport e della medicina dello sport, ed è quello del cuore d'atleta. Ce ne parlerà il professor Antonio Pelliccia, che nell'Istituto di Medicina e Scienze dello Sport del CONI di Roma ha visto negli anni e vede tuttora i più importanti atleti italiani e quindi sicuramente è la persona più in grado di affrontare questo problema degli aspetti relativi all'ipertrofia ventricolare sinistra e lo sport di atleta. Prego, professore. Gentili colleghi e colleghe, buongiorno. È con grande piacere che ho accettato l'invito del professor Gaida a partecipare alle giornate cardiologiche torinesi parlando di quella che è l'ipertrofia fisiologica dell'atleta e dei criteri di diagnosi differenziale rispetto all'ipertrofia patologica, in modo particolare rappresentata dalla cardiomiopatia ipertrofica. Anzitutto il cuore d'atleta. Soltanto in una relativa minoranza di casi gli atleti presentano un'ipertrofia fisiologica e questo caratterizza soprattutto gli atleti maschi praticanti sport di endurance e il grado di ipertrofia che si ritrova in questi atleti può raggiungere i 15-16 mm. Il limite dell'ipertrofia fisiologica nell'atleta appare sostanzialmente simile sia negli atleti caucasici sia negli atleti di origine africana maschi, mentre invece è molto più raro e il limite superiore è più basso, intorno ai 12-13 mm nelle atlete donne. Nelle atleti adolescenti è quasi inusuale trovare un grado di ipertrofia similare. Quanto frequente è questo fenomeno? Ecco, voi vedete qui un esempio di un atleta che è un canottiere di 24 anni, è venuto alla nostra osservazione secondo il programma di valutazione preolimpica, in cui le immagini della risonanza mostrano un ventricolo sinistro con una cavità ingrandita, con delle pareti francamente ispessite e la distribuzione dell'ipertrofia è simmetrica e omogenea, interessa tutti i segmenti, la funzione ventricolare è perfettamente normale. Ad un'analisi quantitativa di questo ventricolo sinistro vedete che il grado massimo di ipertrofia raggiunge i 15 mm, quindi si trova in un range di diagnosi differenziale con la cardiomiopatia ipertrofica. Questo range della diagnosi differenziale è relativamente raro negli atleti caucasici, interessa il 2-4% dei casi, mentre può essere molto più frequente negli atleti di origine africana, in cui può arrivare anche al 20%. In queste situazioni si pone il problema della diagnosi differenziale. Quali sono quindi i criteri della diagnosi differenziale? Vorrei fare, prima di parlare dei criteri dal punto di vista morfologico e dell'imaging, vorrei fare una breve premessa fisiopatologica, cioè il cuore d'atleta, l'ipertrofia fisiologica dell'atleta è un fenomeno di adattamento di un cuore normale a un carico emodinamico rappresentato dall'aumento della portata cardiaca e quindi del precarico e da un aumento della pressione che interessa in maniera omogenea tutta la cavità ventricolare sinistra e la cavità ventricolare destra, nonché gli atri, e quindi in accordo con la legge di Laplace a questo aumento del carico emodinamico corrisponde un adattamento
morfologico sia rappresentato da un aumento della cavità, sia rappresentato da un aumento dello spessore delle pareti, inteso a riequilibrare lo stress parietale. Al contrario, nella cardiomiopatia ipertrofica, il processo ipertrofico è un processo primario dettato dall'anomalia genica, in cui il carico emodinamico ha scarsa rilevanza, se ne ha. Quindi questa caratteristica del cuore d'atleta è testimoniata dal fatto che gran parte degli atleti mantengono una geometria normale, nonostante l'aumento dimensionale, con alcuni, una buona parte ancora, che presentano un'ipertrofia eccentrica, e mentre soltanto una minoranza presentano un'ipertrofia concentrica, rappresentato cioè dal fatto che la cavità ventricolare non è aumentata. E questi sono i casi che generano un problema di diagnosi differenziale. Quali sono, quindi, passando alle metodiche di imaging, i criteri da valutare per una diagnosi differenziale? Anzitutto, come massimo spessore delle pareti, abbiamo detto che il cuore d'atleta non supera abitualmente i 15 mm, mentre invece uno dei criteri fondamentali è soprattutto la distribuzione dell'ipertrofia, che nella cardiomiopatia ipertrofica appare francamente tipicamente asimmetrica nella maggior parte dei casi, e può interessare soltanto una parte, come qui si vede il setto posteriore, i muscoli papillari, o per esempio in maniera selettiva semplicemente l'apice. Mentre invece nel caso del cuore d'atleta un'ipertrofia segmentaria non si ha, si ha un'ipertrofia omogenea, simmetrica, che interessa in maniera equilibrata tutte le pareti ventricolari. Un'altra caratteristica legata a quanto dicevo prima a proposito della legge di Laplace è la geometria ventricolare. La geometria ventricolare nella cardiomiopatia ipertrofica viene precocemente alterata, perché l'ipertrofia ha uno sviluppo centripede e va a modificare quello che è lo shape della camera ventricolare sinistra, mentre invece questo non succede nel caso del cuore d'atleta. E qui vedete dei casi di cardiomiopatia ipertrofica in cui c'è una geometria ventricolare francamente alterata. Un'altra caratteristica che è molto importante è quello che si riesce a valutare attraverso la risonanza magnetica cardiaca. La risonanza magnetica non solo permette una migliore definizione rispetto all'ecocardiogramma delle pareti ventricolari e quindi la definizione di un'eventuale ipertrofia asimmetrica segmentale, come in questo caso a livello del setto posteriore, ma ci dà il valore aggiunto di parlare della presenza, di definire la presenza del gadolinio e quindi di una presenza di materiale fibrotico extracellulare. La presenza di gadolinio è considerata anche un fattore importante nella prognosi della cardiomiopatia ipertrofica, perché una estensione dell'LG oltre il 15% secondo le osservazioni originali di Martin Baron sono associate a un'incidenza di aritmie ventricolari serie e rappresentano un fattore indipendente di rischio per morte improvvisa. La risonanza ci dà anche altre informazioni. Con la metodica del tune mapping ci permette, e la valutazione dello spazio extracellulare ci permette di valutare le differenze tra l'ipertrofica, in cui lo spazio extracellulare è tipicamente aumentato a causa del disarray, dell'aumento della componente fibrillare, mentre invece nel caso del cuore d'atleta, siccome l'ipertrofia è legata ad un aumento primario di volume dei miociti, lo spazio extracellulare sembra essere relativamente ridotto, e questo rappresenta anche un criterio utile nella valutazione longitudinale dell'atleta. Infine, dal punto di vista funzionale, una delle caratteristiche fondamentali è l'anomalia della fase diastolica. Il cuore d'atleta non presenta anomalie della fase diastolica, né per quello che riguarda il riempimento transmitralico, né per quello che riguarda il rilasciamento del ventricolo sinistro. E in modo particolare nelle cardiomiopatie ipertrofiche, soprattutto i soggetti che hanno una bassa espressività fenotipica e in cui si ritrovano delle funzioni ventricolari anche qualitativamente normali, tuttavia dal punto di vista quantitativo la valutazione con il tissue Doppler permette di rilevare anomalie del rilasciamento in una fase molto precoce della malattia stessa. Infine,
Uno dei criteri che consideriamo molto importante è la plasticità dell'ipertrofia nel caso del cuore d'atleta. Infatti l'ipertrofia dell'atleta è un fenomeno adattativo che risponde ad uno stimolo rappresentato dall'allenamento e quindi dal carico emodinamico legato con l'allenamento. E quindi nel caso in cui questo carico emodinamico venga tolto, come si ha durante una fase di disallenamento, e qui vedete lo stesso soggetto di prima osservato dopo un periodo di disallenamento di 6 mesi, questa ipertrofia regredisce, tant'è vero che in questo caso lo spessore delle pareti del ventricolo sinistro nel nostro atleta è tornato ad essere 12 mm, quindi normale. E alla ripresa dell'allenamento succede che questa ipertrofia di nuovo si ricostituisce. Questa plasticità è una cosa assolutamente tipica osservata nel cuore d'atleta, mentre invece probabilmente, ancorché non è stata osservata, probabilmente non succede nel caso della cardiomiopatia ipertrofica. Infine, gli effetti a lungo termine di questa ipertrofia nell'atleta. Questo si tratta di un soggetto praticante canoa che noi abbiamo visto agli inizi degli anni 90 in preparazione per le Olimpiadi, e a quel tempo questa era l'immagine del cuore. Questa immagine cardiaca corrispondeva ad uno spessore massimo delle pareti di 16 mm, rappresentava quindi un prototipo dell'ipertrofia fisiologica. Questo soggetto è stato seguito nel corso del tempo, anche dopo che ha smesso completamente di praticare attività sportiva. A destra vedete le immagini più recenti che corrispondono ad un periodo di osservazione dopo 24 anni dalla prima osservazione. Durante tutto questo periodo il soggetto non ha avuto sintomi, non ha presentato incidenze di anomalie cardiovascolari né altro. E dal punto di vista, diciamo, funzionale, il cuore è tornato ad essere un cuore sostanzialmente normale con delle dimensioni perfettamente normali. Questa breve panoramica veloce ovviamente non permette di esaminare in dettaglio tutti i criteri che sono riportati nella flowchart a cui vi riferisco per la diagnosi differenziale. Grazie per la vostra attenzione e sono a vostra disposizione per eventuali domande. Benissimo, ringraziamo il professor Pelliccia di questa ottima relazione. Passiamo ora alla seconda relazione di oggi da parte della dottoressa Elisabetta Toso, come una esperta di aritmie ed interessata ed esperta di sport. Cosa può accadere quando in una stessa persona si fonde l'interesse per le aritmie e l'interesse per lo sport? Ecco, beh, ci si interessa di parlare di aritmie nello sport. Ecco dunque che Elisabetta ci parlerà della sindrome di Brugada e dello sport, portandoci dentro l'elettrocardiogramma di questi pazienti. A te Elisabetta. Grazie professore, cari colleghi, ben ritrovati in questa nuova e spumeggiante modalità di confronto cardiologico, in particolar modo cardiologia e sport, e più nel dettaglio Brugada e sport. Il primo ECG di Brugada in realtà non è stato descritto da uno dei fratelli Brugada, ma da due signori, Wolf e Oscher, nel 1953. Essi descrissero questo tipico pattern con un ST soprasilivellato ad aspetto COVID nelle derivazioni precordiali destre di un giovane uomo di 39 anni senza una cardiopatia strutturale. La sindrome poi deve il suo nome appunto ai tre fratelli spagnoli, Joseph, Pedro e Ramon, che descrissero una sindrome dovuta a una malattia dei canali ionici, legata a una mutazione genetica principalmente dei canali del sodio e del calcio, ma che viene identificata dal 10 al 30% dei casi, in assenza di una cardiopatia strutturale, ma che porta a un aumentato rischio di morte improvvisa. E la diagnosi, spesso, laddove visibile, è elettrocardiografica, perché si presenta con un tipico pattern di un soprasdivellamento del tratto STT nelle derivazioni precordiali destre. E in effetti, come potete vedere,
nella V1 e nella V2 è facile notare un soprislivellamento superiore o uguale a 2 mm del punto J, accompagnato a un soprislivellamento del tratto ST con T negative omosede. Questo è l'elettrocardiogramma diagnostico. È dovuto a che cosa? È dovuto a una dispersione transmurale dall'epi all'endocardio del potenziale ad azione per uno squilibrio tra le correnti in ingresso di sodio e calcio e le correnti in uscita del potassio. È molto importante, quando parliamo di Brugada Sport, eseguire una diagnosi elettrocardiografica accurata e soprattutto una diagnosi differenziale con quello che è il blocco di branca destro, che nella sua forma incompleta è frequente dal 30 al 45% degli atleti, soprattutto di razza caucasica e che praticano sport di endurance. Possiamo vedere le differenze. Nel pattern Brugada abbiamo un ST soprislivellato, dove c'è difficoltà nel separare il tratto ST dal QRS e poi dall'onda T negativa, e il punto J non è più riconoscibile. Al contrario, nel blocco di branca destro potete vedere che l'ST non è soprislivellato, non è separato e separato dall'onda T, e il punto J è all'isoelettrica. Un'altra cosa molto importante del pattern di Brugada è che un pattern che fluttua può cambiare, non sempre si presenta a noi nella sua forma diagnostica, il tipo 1. Come possiamo fare allora se ci troviamo di fronte a delle forme intermedie, soprattutto nell'atleta? Usiamo dei trucchi. Beh, per esempio, possiamo posizionare le precordiali destre e nello spazio intercostale più alto, il terzo o il secondo. Questo perché? Perché dobbiamo andare a esplorare meglio l'infundibolo destro. È possibile, vedete nell'esempio a sinistra, come anche solo posizionando le precordiali destre al quarto spazio intercostale già slatentizzare il pattern per una questione anatomica individuale, mentre nell'esempio più a destra è necessario sollevare le precordiali destre al terzo spazio per evidenziare la presenza del pattern. Quando anche così il pattern di Brugada non è diagnostico, possiamo utilizzare una metodica non invasiva che lo altera a 12 derivazioni. Rianalizzando i dati della popolazione piemontese del registro Brugada, raccolta meticolosamente dalla professoressa Giustetto e dal professor Gaeta negli anni, abbiamo analizzato 251 pazienti sottoposti periodicamente a un monitoraggio oltre a 12 derivazioni. Di questi pazienti, il 30% aveva già un pattern tipo 1 spontaneo all'ECG basale, mentre il 30% aveva solo un pattern indotto. Andando a vedere gli holter, il dato che più ci ha colpito è come nei pazienti con pattern indotto, quindi senza un pattern tipo 1 Brugada spontaneo all'elettrocardiogramma basale, il 20% in realtà lo documentava mediante l'holter. Ma anche quando le tecniche non invasive non ci permettono di evidenziare il pattern Brugada, abbiamo in realtà ancora a nostra disposizione un test farmacologico. L'infusione dell'aimalina, un bloccante del sodio, di solito si fa 1 mg/kg con un'infusione da 5 a 10 minuti, sia un blocco selettivo dei canali del sodio con la slatentizzazione laddove sia presente del pattern di Brugada. Qual è il rischio di avere eventi nei pazienti con Brugada? Questi due registri, il primo dei fratelli Brugada e poi il secondo il registro Finger, analizza gli eventi in base alla presentazione della sindrome, ossia pazienti che avevano solo il pattern ed erano asintomatici, pazienti con storia di sincope e pazienti con storia invece di morte cardiaca improvvisa resuscitata. È chiaro che se alla presentazione il nostro paziente ha avuto un evento maggiore, è più facile che nel tempo abbia altri eventi cardiovascolari complessi, ma notate che anche nei pazienti asintomatici gli eventi non sono poco, 1,5% nei Finger, 8% nel registro dei fratelli Brugada. Come sono andate le cose negli anni per quel che riguarda gli asintomatici? Vedete che a mano che abbiamo studiato questi pazienti, in realtà abbiamo visto che il numero di eventi negli asintomatici è andato via via riducendosi. Perché? Perché in realtà abbiamo imparato a trattarli meglio. Abbiamo insegnato loro a non utilizzare i farmaci che slatentizzano il pattern, il cui elenco è consultabile su brugadadrugs.org in formula sempre aggiornata.
Abbiamo insegnato loro a non assumere eccessive quantità di alcol, ma soprattutto a curare tempestivamente i rialzi di febbre. Quando in realtà parliamo di Brugada e sport, che cosa dobbiamo tenere in considerazione? Allora, avere l'elettrocardiogramma di Brugada, avere un riscontro del pattern elettrocardiografico, non vuol dire avere la sindrome. Quindi questo è molto importante da spiegare al nostro paziente e al nostro paziente soprattutto al soggetto sportivo. Il rischio di morte improvvisa nei soggetti asintomatici con pattern di tipo 1 è basso, in particolar modo se il pattern è indotto da farmaci, non è un pattern spontaneo. Non esiste ad oggi in letteratura una prova dimostrata che lo sport aumenti il rischio di morte improvvisa in questi soggetti. Tuttavia, dobbiamo però considerare dei fattori di rischio. Innanzitutto, la storia. Hanno avuto una sincope? Se sì, se è stata una sincope di natura aritmica documentata. La storia familiare, morte cardiaca improvvisa giovanile nella famiglia. E poi dobbiamo imparare a leggere molto bene l'elettrocardiogramma. Per esempio, valutare la presenza di un QRS frammentato, se coesiste la ripolarizzazione precoce o se ci sono disturbi di conduzioni nodali o intraventricolari. Mi sono concessa una licenza poetica sul COGIS del 2017 aggiungendo l'onda SND1, un lavoro che abbiamo condiviso col professor Calò e di cui andiamo particolarmente orgogliosi. E infine, cosa molto importante, non irrilevante per gli atleti, la comparsa di un pattern di tipo 1 nella fase di recupero del test da sforzo. Questo è un caso di un ragazzo, un signore in realtà di 33 anni, uno sportivo, in cui la slatentizzazione del pattern è avvenuta nelle precordiali destre nei primi 3 minuti di recupero. Perché? Dobbiamo andare a ripassare un po' quella che è l'influenza del sistema nervoso autonomo, in particolar modo il sistema parasimpatico, l'acetilcolina, favoriscono un aumento del soprasnivellamento del tratto ST e il rapido incremento che si ha del tono vagale nei primi 3-4 minuti nella fase di recupero della prova da sforzo potrebbe giustificare la slatentizzazione del pattern Brugada nei nostri soggetti. Più rara invece è la slatentizzazione del pattern durante sforzo. Ma perché è importante riscontrare o meno la presenza del pattern Brugada nella fase di recupero della prova da sforzo? Questo è uno studio condotto circa 10 anni fa dai colleghi giapponesi su 200 pazienti, 93 con sindrome di Brugada, il 70% di questi pazienti erano Brugada sintomatici, contro 102 controlli. È stata valutata la presenza di un sopra ST in V1 V2 nella fase di recupero. Nessuno dei controlli ha presentato questo tipo di alterazione, il 37% dei pazienti Brugada sì. E di questi pazienti, ad un follow-up di circa 76 mesi, quelli con soprasnivellamento nella fase di recupero del test da sforzo, il 44% aveva un evento cardiovascolare maggiore, cioè una morte improvvisa o un'aritmia ventricolare sostenuta polimorfa. A chi dobbiamo concedere l'idoneità? Quale atleta col pattern Brugada può fare sport? Beh, nei soggetti asintomatici, con un pattern di tipo 1 indotto da farmaci, senza fattori di rischio. Nei soggetti asintomatici, con pattern di tipo 1 spontaneo, senza storia familiare di morte improvvisa, senza altri fattori di rischio elettrocardiografici o al prova da sforzo, e che abbiano uno studio elettrofisiologico di stratificazione del rischio aritmico negativo. L'idoneità va negata nei soggetti con un pattern di tipo 1 spontaneo o indotto, sintomatici per sincope, verosimilmente aritmica, nei soggetti con un tipo 1 spontaneo e la storia familiare di morte improvvisa. Ci tengo a sottolineare che l'impianto del defibrillatore o più recentemente l'ablazione epicardica non possono considerarsi degli atti medici tali da rendere lo sportivo nuovamente idoneo alla pratica dello sport in presenza di Brugada. Mi avvio alla conclusione raccontandovi ancora quello che mi ha colpito e aiutato nella mia pratica clinica, che ho raccolto dalle più recenti linee guida di cardiologia dello sport pubblicate all'ESC di quest'anno. Nei soggetti asintomatici con pattern tipo 1 di Brugada è molto importante valutare anche la tipologia di sport a cui il soggetto vuole dedicarsi, perché ci sono degli sport come l'endurance, legacy, le maratone, il triathlon, la corsa in montagna, che prevedono un importante aumento della temperatura corporea, e quando la temperatura corporea aumenta i canali del sodio funzionano peggio ed è più facile che si slatentizzi il pattern e che quindi in qualche modo il paziente possa avere degli eventi.
Concludo quindi dicendo che la diagnosi di Brugada deve essere fatta leggendo attentamente l'elettrocardiogramma, quindi dobbiamo usare i trucchi che vi dicevo, spostando le precordiali destre in secondo o terzo spazio intercostale, sottoponendo il paziente a un'oltera 12 derivazioni, a una prova da sforzo e, qualora il pattern non sia ancora evidente, a un test alla emalina. Soprattutto nei pazienti con un pattern di tipo 1 spontaneo è importante stratificare il rischio raccogliendo una buona anamnesi familiare, capendo bene i sintomi, soprattutto in presenza di una sincope, che essa sia una sincope di natura vasovagale piuttosto che una sincope di natura ritmica, leggere meglio l'elettrocardiogramma andando a notare i dettagli, la SND1, potenziale frammentato del QRS, e sottoporre il paziente a uno studio elettrofisiologico. Chiudo dicendo e rimarcando quello che vi raccontavo dell'ablazione epicardica di Brugada. È una tecnica direi discretamente nuova, ha sicuramente cambiato l'approccio terapeutico nei pazienti con la sindrome di Brugada. Al momento, nei soggetti sportivi con pattern di Brugada sintomatici, non rappresenta un'opzione per essere considerati idonei a praticare sport. Grazie a tutti per l'attenzione. Con la diffusione della risonanza magnetica, che è utile per migliorare molto la diagnosi del nostro cuore d'atleta, abbiamo anche però un aumento della frequenza di riscontro a livello delle pareti del ventricolo sinistro di aree di fibrosi. Da anni se ne sta già occupando il dottor Andrea Zorzi insieme alla scuola di Padova del professor Corrado, e quindi lui tratterà proprio questo argomento, cioè le fibrosi del ventricolo sinistro negli atleti. Questo è il bello della diretta, signori. Per questo motivo attendiamo un attimino a ripristinare il collegamento CNN con il dottor Zorzi e passiamo direttamente alla discussione delle due prime presentazioni. Quindi vediamo se arrivano domande e nel frattempo vediamo già il professor Pelliccia in linea. Buonasera. E vediamo. Invitiamo anche la dottoressa Elisabetta Toso qui con noi. E quindi, professoressa Giustetto, a te l'onore di aprire la discussione. Grazie, mi sentite? Benissimo. Avrei una domanda breve per la dottoressa Toso e anche una domanda per il professor Pelliccia, se posso. Alla dottoressa Toso chiederei questo: per anni ti sei, per un certo numero di anni, ti sei occupata di test ergometrico in pazienti aritmici. È possibile che la comparsa di un aspetto tipo 1 di Brugada dipenda dall'aumento della temperatura corporea, nella tua esperienza? Grazie Carla per la tua domanda. Io credo di sì. Nella mia esperienza, quando mi sono occupata di prove da sforzo nei soggetti aritmici e nei pazienti Brugada, avevo l'abitudine non solo di registrare l'elettrocardiogramma riducendo al minimo i filtri e spostando le precordiali destre al secondo e terzo spazio intercostale, ma anche misurando all'apice dello sforzo la temperatura corporea timpanica. In realtà non abbiamo mai trovato quei picchi di temperatura che raccontavo prima, quindi 38 gradi e mezzo, 39, ma credo che questo sia semplicemente dovuto al tipo di sforzo a cui sottoponiamo il paziente. Di solito noi raggiungiamo i 13, 15, 17 mezzi proprio nei soggetti molto performanti, non di sicuro il carico di lavoro, l'impegno metabolico che l'atleta è sottoposto quando per esempio corre una mezza maratona o una gara di triathlon. Però credo che sia sì, sicuramente quello associato chiaramente poi all'ipertono vagale. Questi soggetti sono degli ipervagotonici e nei primi minuti del recupero, quando in alcuni casi abbiamo avuto il pattern slatentizzato, ovviamente si manifesta in maniera più concreta. Quindi la risposta è importante sì, ma non per l'aspetto di tipo 1 che io posso vedere alla prova da sforzo, no, perché no, non è questa l'entità carico, dello no, sforzo. No, l'entità dello sforzo che noi riproduciamo nei nostri ambulatori non è simile a quello che fanno in gara, sicuramente. Posso fare una domanda al professor Pelliccia? Ricordo un articolo del 2016 dove c'è il nome del professor Pelliccia e c'è come primo nome quello di Alessandro Zorzi, pubblicato su Circulation, Arritmi, Electrophysiology, in cui si parla di atleti con aritmie ventricolari e impregnazione tardiva.
mi è venuto in mente a proposito del discorso che faceva sulla risonanza magnetica per distinguere in certi casi un'ipertrofia ventricolare da atleta molto accentuata da una cardiomiopatia ipertrofica. Lì il discorso era leggermente diverso, era fatto per differenziare i pazienti con aritmia ventricolare e impregnazione tardiva che comportasse una prognosi negativa da quelli che potevano avere un'impregnazione tardiva più limitata, che veniva definita spotty e che apparentemente non aveva delle implicazioni prognostiche. Nessuno di questi atleti, pur avendo aritmie ventricolari, quindi immagino aritmie classificate poi come aritmie ventricolari benigne, e queste zone limitate di impregnazione spotty tra la giunzione tra ventricolo destro e setto interventricolare, questi soggetti non avevano eventi. Quindi possiamo considerare questo un quadro benigno? Sì, diciamo, hai toccato un argomento che è molto importante e che è tuttora in evoluzione. Direi che il grande merito della scuola padovana di Alessandro e di Domenico è stato quello di mettere in luce che la presenza di questo gadolinio, di una fibrosi non ischemica in sede subepicardica, numero uno, è molto più frequente di quello che noi potevamo pensare precedentemente. Tant'è vero che adesso che la melodica della risonanza si sta diffondendo sempre di più, molto spesso in associazione con aritmie ventricolari gravi o con aritmie ventricolari che con un pattern il cosiddetto inusuale, molto spesso questa cicatrice si ritrova. Quindi grande merito a loro per averci insegnato questa cosa. Numero due, man mano che si fanno le risonanze, il discorso si complica sempre di più, come hai detto tu benissimo, Carla. Oggi come oggi direi che se vogliamo lanciare un messaggio pratico a chi ci sta a sentire, in un momento in cui queste conoscenze sono ancora in evoluzione, quindi non abbiamo sicuramente la parola definitiva, però dal punto di vista morfologico, quella che è l'impregnazione tardiva, il gadolinio in forma di strie estese, in forma di ammassi all'interno del miocardio che interessano una parete consistente, una quota consistente del miocardio, sono considerate dal punto di vista prognostico e dal punto di vista ritmogenico sicuramente più gravi, più serie, più potenzialmente ritmogene e pericolose. Mentre invece è possibile trovare in soggetti che hanno un'aritmia usualmente del tratto del flusso del ventricolo destro o sinistro, è possibile trovare delle manifestazioni di tipo spot, cioè delle aree di tipo generalmente circolare, sfumato, che sono i punti di inserzione del ventricolo destro col sinistro, come hai detto benissimo tu. Mi sentite così adesso? Oh, bene, ecco, è arrivato anche Alessandro, quindi ci potrà chiarire. Ecco, scusatemi. Probabilmente è un significato benigno, perché poi questi dal punto di vista dell'outcome effettivamente vanno molto bene. Però torno a dire, al momento attuale grande potenza, perché stiamo attraversando una risonanza magnetica, un periodo come all'inizio con l'ecocardiogramma, quando abbiamo cominciato a fare l'ecocardiogramma a tutti, e c'è stata una pandemia di prolassi e così via. Quindi, grazie. Se abbiamo il dottor Zorzi ripristinato, grazie ai potenti mezzi della CNN, credo che possiamo, se il mio moderatore è d'accordo, dare a lui la parola. Approfitto solo per fare un remark pratico su una frase che la dottoressa Toso ha detto, che forse la gente non ha colto con enorme attenzione. Il problema dei filtri nella registrazione elettrocardiografica. Vi ricordo che moltissimi degli elettrocardiogrammi che voi vedete, in cui ci sono delle alterazioni del tratto ST del punto J in V1 o V2, sono troppo filtrati. Vi sono addirittura elettrocardiogrammi che girano con filtri a 25 Hz. E in questi tipo di elettrocardiogrammi è molto più frequente vedere un'anomalia. Quindi mi raccomando, per tutti i cardiologi che ci ascoltano, di fare un'attenzione al filtraggio degli elettrocardiogrammi. E darei a questo punto questa interessante osservazione. Passiamo allora al dottor Andrea Zorzi, che abbiamo già presentato in precedenza e che tratterà l'argomento delle fibrosi delle pareti del ventricolo sinistro negli atleti. Sì, buonasera e grazie. Una piccola correzione, io mi chiamo Alessandro Zorzi, Andrea Zorzi era il noto pallavolista, a cui io pure giocando a pallavolo non assomigliavo neanche un pochino. Allora vediamo se io ho scaricato l'app, vorrei fare questa presentazione in diretta con voi, se riusciamo a mandare avanti le diapositive, vediamo.
e se me le mettono sullo schermo. Intanto naturalmente ringrazio gli organizzatori, il professor Gaita e gli altri organizzatori del congresso per questo gradito invito. Avrei certamente preferito essere lì a Torino con voi, ma i tempi questo impongono e quindi di questo ci dobbiamo un pochino accontentare. Chiedo alla regia se... Eccolo, perfetto. Solo una prova, scusate, per valutare se le slide vengono scorse, altrimenti io posso chiedere gentilmente se mi possono essere mandate avanti, si possa andare avanti la prossima, per favore. Perché io sono sulla app, eccolo, perfetto. Dunque, quando parliamo di cicatrice non ischemica nell'atleta, molto brevemente, naturalmente per il tempo che ho a disposizione, vorrei affrontare quattro punti fondamentali che poi possono servire per la pratica clinica. La prima è la definizione, la prossima. La cicatrice non ischemica di fatto è una, come potremmo dire, una definizione che parte dall'imaging di risonanza magnetica, perlomeno in vivo, perché naturalmente poi la diagnosi può essere anche fatta post mortem all'autopsia. E per cicatrice non ischemica si intende la presenza, per favore la prossima slide, un accumulo di mezzo di contrasto alle sequenze di risonanza magnetica che interessa, ecco qua, il subepicardio o la porzione intramurale della parete ventricolare. E quindi si differenzia dal late enhancement a distribuzione subendocardica o transmurale, che invece è più tipica dell'infarto miocardico. Naturalmente la cicatrice non ischemica può essere riscontrata in una ampia serie di patologie di natura non ischemica del cuore, nelle cardiomiopatie piuttosto che nella miocardite o in altre patologie. Quando però quando si riscontra questo segno di risonanza in assenza di altre anomalie che possano farlo riferire a una specifica patologia, si parla di cicatrice non ischemica isolata. Il secondo punto che vorrei trattare è come poter sospettare questa condizione in un atleta. Ebbene, devo dire che da questo punto di vista, nell'ultimo periodo abbiamo fatto dei passi avanti abbastanza importanti. Abbiamo scoperto, grazie alla collaborazione tra il centro in cui lavoro, l'Università di Padova e anche altri centri, che la caratteristica distintiva che può far sospettare la presenza di una cicatrice in un atleta sono le aritmie, in particolare le aritmie indotte dallo sforzo. Mentre l'elettrocardiogramma e l'ecocardiogramma sono nella maggior parte dei casi normali e quindi non ci aiutano molto. E quella che è la caratteristica distintiva di queste aritmie che in qualche maniera possono far sospettare la presenza di una sottostante cicatrice non ischemica è la morfologia suggestiva di origine della parete laterale del ventricolo sinistro, che è la zona dove nella maggior parte dei casi si riscontrano queste anomalie, e quindi una morfologia delle extrasistoli ventricolari tipo blocco di branca destra, cioè un QRS prevalentemente positivo in V1, e in particolare poi con l'asse deviato verso sinistra, cioè con un QRS negativo nelle inferiori e invece positivo nelle derivazioni laterali alte di una VL, che differenziano questo tipo di morfologia dalle classiche estrasistoli infundibolari o comunque della base del cuore, che hanno un asse inferiore. Se poi queste estrasistoli si presentano anche in forma adrenergico dipendente, cioè se aumentano in complessità e numerosità con l'aumento dello sforzo, ecco che la probabilità della risonanza magnetica di trovare un late enhancement patologico sale fino addirittura al 50%. Il problema però che ora ci poniamo è quale sia la prognosi di questa condizione. Inizialmente, diciamo fino a non molti anni fa, la cicatrice non ischemica del ventricolo sinistro veniva interpretata come un esito di una miocardite guarita e a volte anche considerata come un segno di poco valore. In realtà negli ultimi anni abbiamo scoperto che, come tutti i substrati cicatriziali che interessano il cuore, siano essi una cicatrice post-infartuale o di altra natura,
e questi possono ovviamente essere il substrato per l'insorgenza di aritmie ventricolari potenzialmente maligne. Vedete, in questo lavoro di anatomia patologica del gruppo di Roma si è dimostrato come la cicatrice non ischemica del ventricolo sinistro sia attualmente la causa relativamente più frequente di morte improvvisa che avviene durante lo sforzo. Nel studio clinico in cui io sono avuto l'onore di essere primo autore, abbiamo visto che una certa quota parte di atleti che erano seguiti per una cicatrice non ischemica del ventricolo sinistro diagnosticata per delle aritmie ventricolari o per sintomi aritmici che avevano indotto a eseguire la risonanza, abbiamo visto che un certo numero di soggetti durante il follow-up sviluppa eventi aritmici maggiori. È evidente però, e questo ha portato poi, nelle ultime raccomandazioni COCIS, a suggerire la prescrizione di una risonanza magnetica cardiaca negli atleti che dimostrano appunto aritmia, blocco di branca destra, deviazione a sella sinistra, QRS largo, e pur inserita questa condizione nel capitolo delle miocarditi, suggeriscono appunto di negare l'idoneità all'atleta in presenza di una cicatrice associata ad aritmie ventricolari, mentre quando questa cicatrice rappresenti un reperto incidentale di una risonanza magnetica prescritta per altri motivi, ovviamente abbiamo attualmente non abbiamo, voglio dire, dati che ci possano indicare una prognosi benigna piuttosto che no. E lo stesso concetto è anche espresso nelle raccomandazioni europee sul management degli atleti con cardiomiopatie, miocarditi e pericarditi, che suggeriscono un approccio conservativo in situazioni in cui questa cicatrice sia associata ad aritmie ventricolari complesse o frequenti, secondo queste linee guida. Mentre, ancora una volta, l'atteggiamento nei confronti di una cicatrice, di una late enhancement, chiamiamolo così, alla risonanza magnetica, in assenza di aritmie, disfunzione ventricolare, ovviamente storia familiare o sintomi, è incerto e in questo momento, voglio dire, l'unica raccomandazione è quella di un follow-up. Naturalmente, quello che c'è da pensare, quello che è lo sforzo che in questo momento, su cui noi in questo momento vorremmo concentrarci, è cercare di fare una stratificazione del rischio un pochino più approfondita rispetto alla semplice presenza assenza di un late enhancement alla risonanza, perché da studi derivati su pazienti con guariti da una miocardite clinica è stato dimostrato che il tipo di estensione della cicatrice e la sua distribuzione regionale sono associati a una diversa aritmogenicità. È anche logico pensare che una piccola late enhancement subsegmentale possa non avere la stessa prognosi di un'ampia cicatrice che coinvolge larga parte della parete libera del ventricolo sinistro. Ma ad oggi come oggi non abbiamo dei dati prognostici che ci permettono di identificare una cicatrice, chiamiamola così, a rischio rispetto ad una a basso rischio e quindi potenzialmente anche compatibile con lo sport, al di là ovviamente della clinica. Ultimo punto, molto rapidamente, è quali sono le possibili cause di questo fenomeno che possiamo osservare. Ebbene, tradizionalmente, come stavo dicendo in precedenza, late enhancement è considerato il segno di una pregressa miocardite. Però io mostro sempre questo caso veramente, veramente incredibile di due gemelli, entrambi pallavolisti, gemelli omozigoti, quindi col DNA identico, che dimostrano un identico pattern di risonanza magnetica, sembra la risonanza magnetica della stessa persona, in realtà sono due fratelli gemelli, che hanno entrambi late enhancement a distribuzione non ischemica, quindi evidentemente in questo caso si tratta di una patologia genetica, ma anche l'analisi genetica estesa a tutti i geni, come si dice, associati a cardiomiopatia, non è riuscita a identificare quale fosse il gene colpevole. E poi ci sono altri casi abbastanza vediamo se riusciamo ad avanzare con le diapositive. Eccolo qua, il caso di Morosini, un altro caso emblematico. Lui non aveva fatto la risonanza magnetica prima del purtroppo della morte improvvisa, ma all'autopsia dopo la sua morte si è vista una cicatrice del ventricolo sinistro che sarebbe stata sicuramente identificata alla risonanza come un late enhancement e che in realtà era l'epifenomeno di una forma sinistra di cardiomiopatia aritmogena. E anche in questo studio molto importante del gruppo di Roma,
vedendo i risultati poi si scopre che la diagnosi macroscopica di cicatrice non ischemica a livello microscopico era sempre considerata come una variante di cardiomiopatia ritmogena, come testimoniato dal fatto che c'erano focolai di infiltrazione fibra adiposa del ventricolo destro in tutti questi soggetti. Quindi probabilmente quelli che erano morti improvvisamente non erano morti per una cicatrice post-miocarditica, ma erano morti per una cicatrice che era in realtà l'epifenomeno di una variante sinistra di cardiomiopatia ritmogena. Ma così come altre patologie possono determinare late tenasme non istemico, per esempio la mutazione del fosfolambano o addirittura malattie mitocondriali come la Kennedy-Sayes syndrome. E la domanda che in realtà, mi avvio alla conclusione, è abbastanza un tema caldo, okay, una domanda che molti si fanno nell'ambito della cardiologia e dello sport, è se in qualche maniera lo sport particolarmente intenso possa determinare un danno cardiaco tale da poter causare appunto lo sviluppo di fibrosi miocardica. E in realtà sono stati fatti tutta una serie di studi che hanno arruolato volontari sani che facevano sport a livello intenso e come vedete una certa quota di soggetti dimostravano late enhancement. Volevo citare in particolare due studi recenti, uno su triatleti con età media di 43 anni, quindi con attività sportiva molto intensa, e un altro invece su soggetti ancora più anziani con più di 30 anni di sport alle spalle, e come vedete in entrambi i casi sopra più del 10% dei soggetti dimostravano un late enhancement alla risonanza magnetica. Quello che però manca in tutti questi studi sono un'ampia quota di soggetti sedentari per dimostrare che questa condizione si trova negli atleti ma non si trova nei soggetti che non hanno praticato attività sportiva. E ultima diapositiva, a questo proposito si inserisce questo research letter che recentemente ha fatto molto discutere, che ha analizzato le risonanze magnetiche di una serie di atleti che avevano avuto una malattia Pauci sintomatica o lievemente sintomatica da SARS-CoV-2, in cui è stato riscontrato in 10 su 26 un late enhancement, una distribuzione non ischemica. Naturalmente l'interpretazione è stata quella che questo late enhancement potrebbe essere stato l'esito cicatriziale di una miocardite da coronavirus. La verità è che noi non abbiamo di questi soggetti la risonanza pre-malattia, non c'è stato un colpo di controllo, sappiamo che questo pattern non è raro negli atleti sani e quindi naturalmente la conclusione che quello che si è trovato sia stato dovuto al coronavirus ovviamente non è possibile trarla. Quindi per concludere questa mia breve presentazione, vediamo se... La cicatrice non ischemica è un problema clinico piuttosto comune, anche se ancora ad oggi la risonanza magnetica ovviamente non può essere prescritta in tutti gli atleti con aritmie, sappiamo identificare alcuni pattern particolarmente sospetti, in particolare le aritmie a blocco di branca destra e QRS largo o polimorfe, cioè sia blocco di branca destra che blocco di branca sinistra, e in particolare quando il loro burden aumenta di complessità e di frequenza con l'aumentare del carico di lavoro alla prova da sforzo, e le cicatrici non ischemiche sappiamo possono essere in un piccolo gruppo di soggetti un substrato per aritmie ventricolari maligne, però certamente siccome sono piuttosto frequenti vuol dire che la maggior parte di questi soggetti non hanno un rischio aritmico importante, quindi adesso ci si impone uno sforzo ulteriore per cercare di stratificare il rischio e differenziare, diciamo, dei substrati a maggior rischio e gli altri invece un po' meno significanti. Grazie mille per l'attenzione. Ringraziamo quindi il dottor Zorzi. Faremo la discussione di questa presentazione al termine dell'ulteriore presentazione. Vediamo sui nostri schermi in diretta il dottor Leonardo Calò, che salutiamo. Buonasera Leonardo, a te il compito di introdurci nell'argomento del doping. Salve a tutti. Per grande competenza, immaginiamo non per esperienza personale, tu ci parlerai del doping e il rischio di aritmie ventricolari. A te Leonardo. Grazie intanto, è complicato sempre parlare
distanza, però credo che sia un'opportunità intanto di salutare degli amici. Vedo Antonio Pelliccia, Carla Giussetto, Alessandro, Giuseppe, tutte persone a cui voglio molto bene. Allora, intanto l'argomento è un argomento particolare, complesso, l'ho dovuto approfondire in questi ultimi anni perché un chimico e poi scavando si va a trovare che sotto ci possono essere delle condizioni di doping. Adesso, come potete vedere da questa prima diapositiva, il primo dato che colpisce è che abbiamo diversi agenti dopanti e questi agenti dopanti possono creare tutta una serie di situazioni diverse, tra cui, come potete vedere, ci sono agenti anabolizzanti, agenti stimolanti e in varia misura tutta una serie di sostanze, dai beta 2 adrenergici, sostanze che possono creare aritmie e morte improvvisa aritmica per diversi motivi. Allora, per andare avanti, la presentazione, mi scorrete voi il monitor? No. Ok, questo per esempio è quello che accade in Italia. Noi abbiamo, questi sono i dati che sono le percentuali espresse di quello che noi abbiamo sostanzialmente in una realtà italiana, dove, come potete vedere, abbiamo diversi tipi di sostanze con delle percentuali molto importanti per gli agenti anabolizzanti e chiaramente questo tipo di situazione esprime quello che è l'interesse di avere diciamo un effetto di ipertrofia e comunque di aumento della potenza muscolare in questo tipo di soggetti. Io non riesco ad andare avanti con lo schermo, ci pensate voi? Ok, allora vediamo un po' se riesco, scusate, a vedere a tutto schermo perché non riesco a vedere la mia presentazione. Ok, così riesco a vedere un pochino meglio. Perfetto. Allora, anabolizzanti, gli steroidi anabolizzanti. Noi abbiamo un effetto aterogeno, un effetto trombogeno, il vasospasmo e un danno miocardico diretto. Tutte queste condizioni è evidente che possono favorire aritmie per motivi diversi. Da un lato una condizione ischemica, che come potete vedere nelle prime tre cause possono favorire ischemia, dall'altro per un danno fibrotico, per un danno diretto di danno miocardico. La prossima diapositiva. Per quanto riguarda questo tipo di danno, evidentemente la fibrosi è un elemento importante. Mi è piaciuta la presentazione di Alessandro in cui ci ha fatto vedere come la fibrosi, le non amiscar possono essere degli elementi fortemente proaritmici, per cui l'elemento fibrotico a livello del muscolo cardiaco nel ventricolo sinistro in modo particolare può favorire un aumento delle possibilità di avere aritmie ventricolari importanti. Prossima diapositiva. Chiaramente l'effetto si esprime a 360 gradi, non è che in tutti quanti questi casi abbiamo necessariamente l'evento aritmico, possiamo avere delle cardiomiopatie che poi si estrinsecano in aritmie, in morte cardiaca, possiamo avere delle forme di ipertensione che portano poi a delle cardiomiopatie e abbiamo, come abbiamo visto prima, la possibilità di avere la malattia coronarica. La prossima diapositiva. Da un punto di vista pratico, quello che accade è che quando abbiamo a che fare con l'abuso di sostanze dopanti, possiamo avere vari tipi di situazioni, dall'ipertrofia cardiaca alle cardiomiopatie, alla fibrillazione atriale, a condizioni di morte cardiaca improvvisa, come abbiamo visto, addirittura stroke, per cui le cause, diciamo, di eventi di arresto cardiaco, comunque gli eventi di potenziali effetti di queste sostanze sul sistema cardiovascolare sono estremamente variegate e questo tipo di dato è riportato in questo lavoro pubblicato alcuni anni fa. La prossima diapositiva.
Questo è quello che è l'evento terminale eventualmente che noi possiamo trovare aritmico. Chiaramente questo tipo di evento nasce da un contesto che può essere puramente elettrico, ma molte volte questo qua preesiste in determinati tipi di soggetti dovuto a impiego di sostanze che hanno creato fibrosi a livello del muscolo. L'ipertrofia dovuta a danni ripetuti ischemici non particolarmente slatentizzati dalla necrosi, per cui la fibrosi è la causa preesistente che trova la condizione dello stimolo o della condizione aritmica che poteva morire lì con qualche extrasistole. La fibrosi può portare a eventi tipo fibrillazione ventricolare. Avanti la prossima. Questo, diciamo, è un esempio di quello che è stato riportato dal gruppo di Padova come un dato importante, cioè di come gli eventi anabolici, gli steroidi anabolizzanti possono portare a morte cardiaca improvvisa negli atleti, e in questo caso abbiamo proprio dei dati strutturali riportati in questi quattro casi che sono importanti e che ci fanno vedere come l'impiego di questo tipo di sostanze porti a un danno di fibrosi, di ipertrofia particolarmente importante, che poi slatentizza la possibilità di avere aritmie potenzialmente mortali, né più né meno come se avessimo avuto delle miocarditi e con un danno fibrotico a livello del ventricolo sinistro. La prossima. Oltre agli ormoni anabolizzanti, noi abbiamo anche l'ormone della crescita, che è particolarmente impiegato, specie per ottenere appunto un aumento della massa muscolare e della performance muscolare. Questo effetto dell'ormone della crescita ha effetti estremamente negativi da un punto di vista della muscolatura cardiaca, per cui si sviluppa a tutti gli effetti una cardiopatia, con quella fibrosi e cardiopatie ipertensive, perché molto ben controllate dagli antiipertensivi, per cui è una fibrosi né più né meno di quelle che possiamo trovare anche nelle cardiopatie. La prossima. Per cui il dato dell'effetto dell'ormone GH a livello cardiaco è prodotto in gran parte per l'effetto ipertrofico cardiaco e dell'aumento del collagene e della fibrosi. Questo chiaramente porta a un aumento della mortalità dovuta a cause cardiovascolari. In modo particolare ci può essere un evento aritmico di morte improvvisa indotto proprio dalle aritmie legate alle cicatrici all'interno di un cuore. Avanti. Lo stesso avviene per questo altro tipo di sostanze ormonali. Avanti la prossima. In questo caso qui la gonadotropina corionica. E per quanto riguarda l'EPO, molto impiegato soprattutto nell'ambito del ciclismo, la poliglobulia, chiaramente importante, la trombosi, l'aumento della viscosità del sangue, porta, oltre alle classiche lesioni molto particolari, cioè l'embolia polmonare, cioè tutto centro trombotico, può portare un aumento nuovamente del lavoro del cuore, per cui ipertrofia, ma soprattutto può portare microinfarti e infarti miocardici. Avanti la prossima. Per cui questo tipo di condizioni qui comportano tutta una serie di problematiche di sovraccarico di lavoro del cuore con ipertrofia che può arrivare allo scompenso cardiaco, ma nel caso specifico si possono creare delle condizioni aritmiche dovute a delle forme fibrotiche nuovamente del muscolo ventricolare sinistro. Avanti la prossima. Avanti. Va
avanti. Ecco, questo qua è una diapositiva molto interessante che ci fa vedere banalmente 1995 Tour de France, 1999 Tour de France, quello che è cambiato nel mondo del ciclismo, cioè la progressiva impiego di sostanze avanti ha comportato un aumento dei volumi, delle grandezze di questi cuori, e gli atleti sono gli stessi, semplicemente a distanza di 4 anni hanno un notevole incremento della spessore e dei diametri del ventricolo sinistro. Avanti. Per cui sono cuori sicuramente meglio performanti, ma sono cuori più sovraccaricati. Altro tema sono i beta 2 agonisti, e vado poi rapidamente in conclusione. I beta 2 agonisti sono impiegati per aumentare chiaramente la broncodilatazione, l'aumento dell'efficacia della muscolatura cardiaca e anche un'azione lipolitica. Però il problema vero è che tutte queste sostanze comportano un aumento del tono adrenergico, per cui un notevole incremento di disturbi del ritmo cardiaco. Avanti la prossima. Chiaramente la tachicardia e l'estasistolia è un effetto eccitante dovuto a queste sostanze, che possono comportare in soggetti predisposti un eventuale arresto cardiaco. Avanti la prossima. Ci sta la problematica dei dosaggi terapeutici e dei dosaggi che sono considerati doping, che chiaramente è una materia tipica di chi si occupa dell'antidoping. È chiaro che questo tipo possono comportare tutta una serie di problematiche e in soggetti predisposti possono comportare aritmie anche potenzialmente letali. Avanti la prossima. Esistono tutta una serie di sostanze note per chi si occupa del doping, che sono agenti e con tutta una serie di molecole che servono per mascherare l'eventuale doping, che danno tutta una serie di problematiche, tra cui certamente soprattutto disturbi dell'alterazione dell'equilibrio idroelettrolitico con ipopotassemia e ipomagnesemia particolarmente importanti, che possono altrettanto favorire l'aritmia. Avanti la prossima. Ancora avanti. Sostanzialmente molte delle morti improvvise sono morti improvvise nell'atleta molto sconosciute, e noi in realtà abbiamo un mondo sommerso che poco conosciamo, che è l'impiego di sostanze anche eccitanti da un punto di vista amatoriale o pseudo-amatoriale a base di caffeina e taurina, che in soggetti predisposti, e io ne ho conservati tanti di questi soggetti, hanno indotto aritmie che vanno da banali extrasistolie ventricolari a fibrillazioni cardiache. E il vero problema, e Alessandro appunto Zordi ci ha fatto vedere come il tema di avere delle cicatrici preesistenti, molte volte misconosciute, possono in soggetti, diciamo, che non sanno di avere questo tipo di problematica, favorire aritmie potenzialmente gravi e anche letali. L'ultima diapositiva. Avanti. Ecco, questo qua è un caso tipico di SCAR in un soggetto che poi ha avuto un arresto cardiaco fortunatamente rianimato, che faceva uso di sostanze a base di caffeina e taurina, per cui un soggetto in cui probabilmente una sua predisposizione individuale a scopo di ottenere una maggiore performance ha indotto aritmie ventricolari gravi a tal punto da indurre una fibrillazione ventricolare. E l'ultima diapositiva. Per cui dobbiamo tenere presente questo aspetto qui. Certamente esistono degli atleti tra virgolette clean, puliti, ma abbiamo, a parte gli atleti dopati, abbiamo tutta una serie di soggetti che possono essere soggetti in cui vi può essere una predisposizione misconosciuta, in cui il doping può essere non un doping che comporti necessariamente un'alterazione immediata di una ipertrofia o un cambiamento strutturale del muscolo cardiaco di un atleta, ma può favorire, può slatentizzare un qualcosa di preesistente in atleti
che potevano avere un qualche cosa che non sarebbe mai precipitato in un contesto di normalità. Vi ringrazio per l'attenzione. Allora ringraziamo queste ultime due presentazioni da cui abbiamo sicuramente imparato molto. Io vi dico quali sono i take home message per me, nella speranza di poterli condividere con voi e sapere un domani anche eventualmente sulla nostra chat se siete d'accordo. Credo che abbiamo avuto una forte raccomandazione a non considerare tutti i pattern di delayed enhancement non a distribuzione coronarica come pregressi e miocarditi. Io vedo che ancora troppo spesso, quando il pattern di un delayed enhancement su una risonanza non ha una distribuzione coronarica, scatta automaticamente la definizione di pregressa miocardite. Credo che abbiamo visto, in particolare in alcuni tipi di atleti, una frequente presenza di questo pattern, con delle implicazioni potenzialmente anche prognostiche, che dobbiamo naturalmente ancora studiare meglio. Da Leonardo Calò abbiamo visto quanto possa essere pericoloso il doping. Ho visto che quegli atleti morti avevano un body mass index da 35 a 48, quindi certamente un body builder che ha un body mass index di 48 grazie all'ormone della crescita e gli anabolizzanti steroidei è certamente già in una situazione molto impegnativa. Però vi sono anche dei doping apparentemente meno pericolosi, non vogliamo qui fare nomi, ma abbiamo parlato di doping che mettono le ali e credo che lui abbia parlato specificatamente dell'uso di taurina. Credo abbiamo visto tutti dei giovani che a furia di mettersi le ali rischiano di mettersi le ali verso il cielo e quindi una raccomandazione in particolare per i più giovani anche per l'utilizzo di sostanze apparentemente non gravi come le combinazioni di taurina e di caffeina se queste sono usate a dosi molto alte. E con queste credo conclusioni io vi ringrazio per questa vostra partecipazione alla prima giornata delle giornate cardiologiche. Vi invito a venire ancora domani pomeriggio, avremo ancora cardiologi che entrano dentro la presentazione per spiegarvi meglio questo nostro cuore come funziona. Buona serata a tutti e a domani.